Twisted Nano, un progetto quadriennale del valore di 4 milioni di euro. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, è volto allo sviluppo delle tecniche innovative per la misurazione di piccole quantità di farmaci chirali, vedrà come capofila l'Università degli Studi dell'Aquila e, tra i soggetti partner, la Dompé Farmaceutici, con una giovane startup italiana, Foresi Biosystem. Attualmente le tecniche di HPLC non sono miniaturizzabili e quindi tutto ciò che è la traduzione di questa tecnologia in ottica nanomedicina non è applicabile, quindi è un vero e proprio collo di bottiglia sulla parte di analisi e chimica analitica in generale in ottica di miniaturizzazione. Inoltre tutto l'aspetto del lab on chip, dell'organ on chip, quindi della simulazione dell'ambiente cellulare su un dispositivo grande più o meno come una memoria è di altissimo interesse in ottica di high throughput screening, cioè di screening massivo di grandissime quantità di composti potenzialmente attivi derivanti, e questo è il mio ruolo fondamentale in Dompé, derivanti da simulazioni di dinamica molecolare e in generale di chimica computazionale al computer. Quindi tutto ciò che ne esce viene poi testato. E per essere testato ci serve un ambiente rappresentativo, quindi o gli studi in laboratorio, in vitro, in vivo, prima dei trial clinici, oppure gli organ on chip. E questo è un primo passo, la collaborazione all'interno di questo progetto è un primo passo per esplorare il mondo della nanomedicina e della simulazione in high throughput. In questo momento le industrie farmaceutiche misurano la quantità di enantiomeri all'interno di farmaci e, attraverso la cromatografia liquida, e però questa tecnica permette l'analisi di farmaci con un volume dell'ordine del millilitro superiore. Ma in questo momento, grazie allo sviluppo della medicina personalizzata, e della medicina di precisione e della nanomedicina, occorre misurare quantità di farmaci con un volume molto più piccolo, dell'ordine del nanolitro, un miliardesimo di litro. E il progetto volge proprio allo sviluppo di dispositivi ottofluidici per misurare nanolitri di farmaci, quindi usando la luce per capire la percentuale di farmaci di composizione enantiomerica del farmaco. L'Università degli Studi dell'Aquila in particolare si occuperà della modellazione teorica dei dispositivi ottofluidici, quindi attraverso lo sviluppo di tecniche per la modellazione dell'interazione radiazione-materia, della propagazione ultraveloce in fibre ottiche e per quanto riguarda la simulazione di spettroscopie chiro-ottiche ultraveloci avanzate.